Maris, Augusta, Equestris, Ferrata, Rapax sono solo alcune delle legioni che si sono misurate alla Legion Run. E di certo la pioggia non ha potuto fermare i legionari. Le condizioni atmosferiche hanno aggiunto solo un ostacolo in più ai 21 previsti dal percorso fatto di fango, fuoco, acqua, filo spinato e ghiaccio. Così si è disputata la terza edizione della Legion Run. La prova è una non competitiva che vede un gruppo trascinarsi per 5 km oltre gli ostacoli incontrati sul percorso al fine di giungere tutti insieme al traguardo. La terza con 1700 iscritti, sfortunatamente stava per smettere di piovere, fortunatamente ora appena ricominciato, avevano chiesto anche l'acqua, quest'anno il 22esimo ostacolo e che dire, insomma mi pare che si divertano tutti. E a noi che non li facciamo questi ostacoli sto tempo un po' ci disturba, però vedo che il clima è molto bello e devo dire che è veramente un'esperienza divertente organizzarla, ma penso più farla, proprio portando questo spirito di una gara non competitiva, dove lo spirito e il simbolo dell'impegno è quello di aiutarsi uno con l'altro. Quest'anno anche i più piccoli hanno potuto assaporare il piacere della gara. L'area Kids ha permesso ai bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni di misurarsi con 10 ostacoli creati per loro. Tutti, alla fine, hanno ricevuto una medaglia a ricordo dell'esperienza. E dopo le fatiche della gara, all'interno del villaggio allestito all'interno dell'ippodromo di Tor di Quinto, l'area food ha permesso a tutti di rifocillarsi. Molti si sono già dati appuntamento all'anno prossimo, per una sfida tanto fisica quanto mentale con se stessi. We are Legion! Eccellente!